Ciao amici, oggi voglio fare la mia spesa a passo di danza. Torniamo da Conad Tango. Facciamo la nostra spesa nel segno del tango. Spinaci freschi. Amici, quando faccio la spesa io mi diverto, ma soprattutto acquisto prodotti di qualità. In questo caso acquistiamo delle patate Conad a marchio CPQ. Conad percorso qualità. Una linea di prodotti selezionati e trasportati nel minor tempo possibile. Aggiungiamo alla nostra spesa del freschissimo agnello. Una spesa divertente e a passo di danza, ma soprattutto una spesa di grande qualità. Amici di A Tavola con lo Chef, bentornati! Anche oggi abbiamo l'onore di cucinare nella cucina di William Zonfa. Pensate che tra qualche giorno dovrà ritirare il premio conferitogli da Bibenda come ristorante dell'anno 2015. Insomma, William, un onore per noi tornare a cucinare insieme a te. No, siete sempre benvenuti. Grazie. Allora, ti illustro quella che è la mia spesa. Sì. Io ho comprato del freschissimo agnello. Quindi hai toccato il prodotto bandiera del nostro territorio. Eh certo, siamo in Abruzzo, insomma non si può entrare in una cucina e non chiedere di realizzare un piatto con dell'agnello. Certo. Poi ho comprato delle patate e degli spinaci. Ora scatena la tua fantasia. Benissimo, procediamo e penso di realizzare un filetto di agnello in crosta di patate con spinaci e del mosto cotto. Beh, sono proprio curiosa di vedere questa crosta, se sarà veramente croccante, perché questa insomma è una cosa... Sì, sì, di solito ecco, si usa patata, crosta di patate, ma in realtà è sempre un involucro morbido. Oh. Noi cerchiamo di dare la croccantezza proprio finale al piatto, quindi me la gioco tutta. Perfetto, quindi procediamo. Bene, signori, il primo passaggio che facciamo è quello di, diciamo, togliere l'acqua alla patata. Quindi abbiamo tagliato le patate pelate, le abbiamo tagliate finemente all'affettatrice e abbiamo realizzato, diciamo, quelle che sono comunemente chiamate le stick, se le vogliamo chiamare così. E le facciamo asciugare, tra virgolette, non friggere completamente, cioè devono perdere solo quello che è la parte acquosa di questo prodotto, che è la patata. Quindi le facciamo asciugare, disidratare nell'olio come primo procedimento. La cosa importante è farle disidratare, esatto, non friggere completamente. Esatto, dobbiamo asciugarle, dobbiamo privarle della propria acqua perché la crosta così rimane abbastanza asciutta, quindi croccante. Bene. Il secondo passaggio che andremo a fare è quello di scottare il nostro agnello. Quindi l'agnello viene leggermente salato, pepato, passato in una padella con un filo d'olio, uno spicchio d'aglio, viene rosolato da ambe due lati in maniera molto veloce, violenta, perché dopo questo agnello deve passare in forno per qualche minuto per ultimare la cottura, insomma. Quindi viene leggermente scottato. Facciamo una scottatura veloce da un lato e dall'altro. Perfetto.
A questo punto continuiamo la cottura per 2-3 minuti in forno a 180 gradi, in modo da cucinarlo leggermente anche nella parte interna. L'ultimo procedimento che andremo a fare è quello di, in una padella antiaderente, sempre con dell'olio, saltare in maniera veloce i nostri spinaci. Lo spinacio è una verdura molto delicata, cioè si cucina in maniera breve, cioè pochissimo tempo, quindi diciamo diamo questa rotolata così al volo. E per me lo spinacio deve rimanere abbastanza vivo. Deve rimanere croccante praticamente. Esatto, deve rimanere croccante. Vedi, adesso 2 minuti in padella già si è appassito. Sì, una leggera appassita praticamente. Esatto, questo per me è la cottura diciamo migliore dello spinacio. E lo lasciamo così. Adesso, una volta preparato questi 3 ingredienti, passiamo alla fase finale del piatto. Bene, una volta che vedete le nostre patate si sono, vi faccio vedere, vedete come si sono tra virgolette indurite? Si stanno mano a mano asciugando nell'olio, ma questo è il punto in cui noi spegniamo e le tiriamo fuori, perché non ci servono abbastanza dorate, perché la doratura viene fatta dopo, quando riprendiamo l'agnello dal forno, per fare la nostra panatura finale, quindi la nostra crosta. Tiriamo fuori le patate, eccole qui. Voglio farvi vedervi e farvi notare, guarda Jennifer, il fatto che comunque sì, sono già croccanti. Sì, infatti. Vedi? Già sono adesso, belle. Esatto, il lavoro che andremo a fare è quello di tritarle, tra virgolette, dargli una tritata in maniera molto spicciola, insomma dozzinale, e da panarle come una classica cotoletta, quindi passiamo l'agnello prima nella farina, poi nell'uovo e poi in questa, tra virgolette, panatura di patate. Capito la crosta? Bene, adesso dopo che abbiamo fatto fare un paio di minuti al nostro filettino d'agnello, facciamo questo lavoro, facciamo la panatura, però siccome, come ti ho detto, siamo sempre maniacali, gli diamo una forma giusta, che sono dei, facciamo dei rettangolini abbastanza parati. Ah, ok. Diamo, diciamo, la famosa attenzione al piatto estetico. E certo, bello. Realizziamo buono. Questi rettangolini. Questi rettangolini procediamo come se stessimo facendo una semplicissima cotoletta, no? Lo infariniamo. Prima nella farina. Sì, esatto. Vengono prima infarinati. Questo è il classico procedimento che si fa normalmente in casa quando si prepara, ecco, sicuramente lo farai te la cotoletta per il bimbi. Certo, certo. Quindi, esatto. Che farina utilizziamo? Una farina 00 di grano tenero, esatto. Perfetto. Poi passiamo nell'uovo, faccio vedere. Asciughiamo bene e la mettiamo nelle nostre patate, quindi rifacciamo questo procedimento. Quindi farina, uova e patate. Normale ti verrebbe da dire pan grattato, no? Perché sì, di solito quello infatti che si usa, esatto. Noi no, usiamo la farina, uovo e poi lo passiamo in questa in queste patate che dopo averle leggermente disidratate nell'olio le abbiamo battute con il coltello rendendole diciamo sminuzzate, no? Facciamo questo lavoro che normalmente viene fatto, ecco, come una classica cotoletta, no? Che poi questa, William, è una ricetta adattissima anche per i nostri bambini praticamente, perché l'agnello è una carne perfetta per loro dal punto di vista nutrizionale. Esatto. E questa presentazione così è molto, insomma, originale. E certo, i bambini apprezzano particolarmente queste cose un po'. Quindi esatto, l'ultimo passaggio che dopo andremo a fare è quello di in una padella antiaderente con un filo d'olio tostare la nostra patata ulteriormente. Ah, ok. Bene. Adesso ultimiamo, diciamo, diamo croccantezza al nostro agnello, quindi un filo d'olio in una padella antiaderente, facciamo tostare la nostra patata cercando di girarlo, Jennifer, man mano su tutti i lati. Ok, quindi esatto, tostatura uniforme. Una tostatura uniforme, esatto. Quindi facciamo tostare qualche minuto da un lato, poi giriamo un altro po' dall'altro lato. L'operazione è velocissima, vedo. Sì, sì, è velocissima. Dobbiamo tenerlo pochissimo perché è un attimo tostarli. Bene, una volta che l'abbiamo tostato bene o male da tutti i lati, lo togliamo. Perfetto. E possiamo procedere ad impiattare il nostro piatto. Quindi avevamo. Sì, preparato degli spinaci, esatto. Sono curiosa di vedere come li utilizzerai. Ma guarda, diciamo che come ho detto prima,
gli spinaci devono essere rispettati perché è una verdura abbastanza delicata. Quindi facciamo questo lavoro. Fungiamo da contorno, quindi una saltata veloce veloce in modo da lasciargli la loro croccantezza, perché è bello sentire su una verdura fresca la sua consistenza, non avere questo, certo, questo sapore in bocca di questo gusto in bocca di tutto morbido. Ma poi William, non solo la croccantezza, così si conservano anche di più tutte le proprietà nutrizionali. Esatto, perché non si perdono nella cottura. Quindi andiamo a mettere il nostro agnello in crosta. Guardate che bello, è stupendo. Perfetto. Ok, e terminiamo con... Noi abbiamo terminato questo piatto con del mosto cotto, quindi diciamo che facciamo il lavoro che fa ogni chef, quindi che è il dono del cucchiaio, quello di fare così, il piatto wow. È pronto. Wow! Amici, io procedo con l'assaggio su questo piatto meravigliosamente firmato dal nostro chef. William, nel frattempo, come di consueto, proponi un vino ai nostri telespettatori. Sì, sono diventato ormai il tuo chef sommelier e consiglio di bere un Montepulciano d'Abruzzo Alviano della Cantina Tollo, che è una riserva, quindi un vino abbastanza strutturato, che ha comunque un corpo importante per contrastare quello che è una carne che comunque ha struttura succulenta. Ed è penso di aver scelto, di aver fatto un accostamento che comunque vada bene per il nostro piatto. Beh, devo dire che la crosta è riuscitissima, una croccantezza spettacolare, veramente William. Grazie, grazie a voi. Bene, amici, anche oggi siamo in chiusura della nostra puntata. Io e il nostro chef vi ricordiamo di continuare a seguirci e vi salutiamo con un sonoro cin cin. Cin.